Sergio Mattarella è il presidente della Speranza. Successo al concerto di Cosimo Colazzo alla National Concert Hall. Siti web italiani in Irlanda. Easy City, un colosso nel settore dell'accoglienza. Traveling Languages, una scuola di inglese innovativa. Amici, buonasera e benvenuti a questo quarto notiziario di Ital Video News TV. E come al solito partiamo dall'Italia, dove si respira un'aria di speranza, almeno nei discorsi politici sia del Premier Renzi che del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Già alla vigilia dell'elezione presidenziale, Renzi, all'assemblea dei suoi votanti PD, si è ispirato ai principi di responsabilità, maturità e unità, principi che tra l'altro sono stati ribaditi dal Presidente nel suo discorso inaugurale. Avverto pienamente la responsabilità del compito che mi è stato affidato, la responsabilità di rappresentare l'unità nazionale innanzitutto, l'unità che lega indissolubilmente i nostri territori, dal nord al mezzogiorno, ma anche l'unità costituita dall'insieme delle attese e delle aspirazioni dei nostri concittadini. Questa unità rischia di essere difficile, fragile, lontana. L'impegno di tutti deve essere rivolto a superare le difficoltà degli italiani e a realizzare le loro speranze. Passando all'Irlanda, riportiamo il successo che il compositore Cosimo Colazzo ha riscosso col suo recital pianistico A Leap in the Dark mercoledì scorso alla National Concert Hall di Dublino. Davanti ad un audience di appassionati, Colazzo si è esibito in pezzi da lui composti e da altri compositori. I giovani in Irlanda sono molto organizzati, anche per quanto riguarda l'istituzione di siti web, ce ne sono svariati, anche il nostro per esempio, Ital Video News, e sono siti che oltre ad informare mantengono un legame con l'Italia e danno informazioni molto preziose per chi vuole risiedere in Irlanda. Però ci sono alcuni siti che sono il frutto di una passione personale per la propria regione, come per esempio il caso di due pugliesi che hanno istituito un bel sito che si chiama Beautiful Puglia, naturalmente con l'idea di propagandare le bellezze storiche, culturali e culinarie della loro regione. A questi due giovani, Marco e Roberta, abbiamo dedicato un'intervista che abbiamo compilato qualche tempo fa in inglese. It's quite laudable to see some Italians who have been living in Ireland for a few years, who have their own jobs, they're quite integrated in Ireland, but who devote their time, their spare time, to promote the beauty, the attractions of their country of origin, of their region of origin. We have the example here, and we have a pleasure to talk to them, Marco and Roberta, who are Pugliesi from Puglia, purebred Pugliesi, who in fact have just completed a blog or a very good website called Beautiful Puglia to promote their own region. We have a pleasure to talk to them. So Marco and Roberta, how was this project of yours born? I mean, what was behind it? So in essence, after many years living abroad, we realized that only a few knew about Puglia, and sometimes there was a lack of good information in English about the region, its beauty and its potential. We really want to improve Puglia's ranking in the eyes of national and international visitors,
and we actively want to contribute to its growth. And this is why, this is the main reason why we are putting so much effort and energy into this project. What is the target audience of your website? So with beautifulpuglia.com, in essence, we want to provide tourist information, and most importantly, we want to support and promote a wide range of local communities and businesses. So our main goal is to match the local supply. In the heart of Monkstown, arguably the smallest Italian restaurant in Ireland, but certainly a leader in Italian cuisine. Per una vita serena senza le preoccupazioni del domani, per avere il mondo nelle vostre mani, Menton Insurances, l'assicuratore italiano per italiani in Irlanda. Bianconi's Bistro, an Italian restaurant with a historic name and a memorable cuisine. Cons Cameras, the camera shop in Dublin with 46 years experience, where customer service comes first. Altri settori in cui si distinguono alcuni italiani sono quello delle agenzie di accoglienza e quello delle speciali scuole d'inglese. ICC City, fondata dall'intraprendente torinese Enrico Zoppi, è un esempio di agenzia leader nel settore dell'accoglienza che comprende viaggi, studio e lavoro in Irlanda con numerose filiali in molte città irlandesi, in Inghilterra, Scozia e America. Abbiamo parlato con Enrico Zoppi in occasione dell'inaugurazione degli uffici di ICC City a Dublino il 5 febbraio. Buonasera Concetto, siamo qua questa sera a inaugurare il nostro ufficio di Dublino, siamo molto fieri dopo circa 10 anni di attività di spostarci più in centro, quindi vicino a Grafton Street, di accogliere gli italiani e gli stranieri in Irlanda nella nostra nuova sede. Abbiamo qua Francesco, il nostro primo licensee, abbiamo venduto la nostra prima filiale in Italia e Francesco ci rappresenterà anche a Cagliari in Italia. Dopo circa 10 anni di attività siamo, ripeto, molto fieri di aver messo anche una bandierina in Italia, perché noi abbiamo due filiali, una a Cork e una a Dublino e un'altra anche a Londra. Organizziamo soggiorni studio, lavoro, corsi di lingua e di formazione e ormai Dublino è diventata un po' la seconda casa. Sì, ma le altre sedi dove voi operate? Apriremo adesso anche a breve a New York, offrendo anche soggiorni studio, esperienze alla pari e percorsi formativi, stage di diverso tipo. Quindi, ma siete molto anche contenti, in Scozia e in Inghilterra? Lavoriamo anche, no? In Scozia, adesso è una serata di festa, quindi ci sono tanti progetti che potete trovare ovviamente sul nostro sito easycity.com e seguire insomma i nostri social media con tutte le novità e eventi che abbiamo. Francesco, contento di questo legame? Noi siamo ansiosi perché entro maggio apriremo il nostro ufficio a Cagliari. Non vediamo l'ora di inviare tanti sardi all'estero a fare esperienze, studio e lavoro.
Benissimo, quindi vi auguro entrambi buona fortuna e buon successo. Grazie e grazie a te per l'intervista. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Grazie. Parlando di scuole di inglese speciali, dobbiamo menzionare il progetto veramente innovativo messo su da due italiani, Salvatore Fanara e Rosanna Fiorenza, che si chiama Traveling Languages. È una scuola di inglese che offre dei pacchetti originalissimi. A questi due intraprendenti italiani abbiamo dedicato un documentario. Irlanda, bella come una ragazza dagli occhi verdi, con le sue spiagge, i suoi panorami mozzafiato, la sua storia, i suoi caratteristici pub, i suoi monumenti. Facilmente raggiungibile in aereo, l'Irlanda si è qualificata ormai come il luogo ideale per studiare e perfezionare l'inglese. E Dublino, la sua capitale, è una città a misura d'uomo, che vi fa sentire a vostro agio. Esiste qui un gran numero di scuole d'inglese, ma la Traveling Languages si distingue dalle altre per l'unicità dell'offerta, che vi dà la possibilità di totale immersione nella lingua inglese con corsi itineranti in viaggio per l'Irlanda, con guide con le quali si parla inglese 24 ore su 24. Traveling Languages è stata istituita nel 2011, abbiamo sede in Clare Street, di fianco al Trinity College, di fronte alla National Gallery, in quello che è stato un palazzo che è stato casa di Samuel Beckett. Qui abbiamo ovviamente i nostri uffici centrali, una sala comune per i ragazzi, un giardino sul retro e le nostre aule ai piani superiori. Ovviamente si fanno qua tutte le lezioni che vengono fatte a Dublino, e poi il posto è fantastico proprio perché trovandosi così al centro è perfetto per l'esplorazione di quanto c'è da vedere, di quanto c'è da vedere a Dublino. Beh, Traveling Languages è una scuola diversa, è una scuola che ha come primo obiettivo quello di far vivere l'Irlanda, di far viaggiare, di far conoscere non solo l'inglese, far parlare l'inglese molto velocemente ai nostri studenti, ma anche quello di far conoscere davvero cosa significa viaggiare, vedere tanti paesi, vedere le piccole comunità, così come le altre grandi città che ci sono in Irlanda. Gli studenti che fanno un corso con Traveling Languages hanno la possibilità di migliorare il proprio livello di inglese in brevissimo tempo. Basti pensare che in 2 settimane di corso, oltre alle 40 ore di lezione frontale che faranno in classe tutte le mattine dal lunedì al venerdì, hanno la possibilità di praticare l'inglese per oltre 200 ore. Questo grazie all'ambiente creato apposta per loro, alla presenza costante di madrelingua, che faranno in modo di verificare che tutti gli studenti parlino solo e esclusivamente in inglese. Nessuno dei nostri studenti ha la possibilità di usare la propria lingua natia durante il nostro corso, quindi qual è il modo migliore per imparare l'inglese e per migliorare il proprio livello in un ambiente creato apposta per loro? Beh, se cercate un corso di inglese per una persona, per uno studente che sta cercando qualcosa di diverso e che vuole qualcosa di iperintensivo, l'avete trovato, Traveling Languages. Concludiamo il nostro programma ricordandovi che lunedì 16 all'Hotel DoubleTree Hilton si terrà la serata di gala annuale organizzata dal Club Italiano Irlanda. Arrivederci al prossimo numero. Da me e Carmen, buonasera.